A qualsiasi religione si appartenga, uccidere un uomo non è consentito. L'attentato in Francia a Charlie ha portato solo e inutilmente vittime ed ha portato più forza al giornale. L'Islam è una religione di pace, quindi i terroristi non sono islamici. Non esistono giustificazioni o motivi validi per dare una spiegazione logica a quello che è successo. Non dobbiamo generalizzare ed incolpare l'Islam. I terroristi non hanno niente a che vedere con la religione. Nessun Dio vorrebbe vedere compiuti questi gesti. E poi, in fondo, va detto che pensando a tutto quello che di brutto accade nel mondo e agli avvenimenti terribili a cui assistiamo abitualmente, il giorno dell'attentato a Charlie sembra solo un altro giorno di ordinaria follia. Questi sono solo alcuni dei pensieri che, insieme ad articoli di giornali e immagini drammatiche di quei momenti, sono stati raccolti in un video girato e montato nei giorni scorsi. Il dialogo come antibiotico per l'incomprensione, la violenza, il pregiudizio e il convincimento degli alunni di fronte alla follia ideologica emersa dai recenti fatti di cronaca. Dopo essersi confrontati con altri ragazzi musulmani che frequentano l'Istituto Professionale Volta e il Tecnico Archimede di Fano, hanno deciso di realizzarlo per raccontare, per esprimersi, per riflettere e per non dimenticare. Io credo in Dio, credo nell'Islam e penso che la violenza non serve a niente. Questo progetto è stato creato dalla professoressa Mirante e dalla professoressa Siegel, che fa parte dell'associazione, il progetto dell'intercultura. E siamo stati chiamati tutte le diverse classi all'interno della nostra aula e abbiamo parlato di comunque dei fatti che sono venuti dopo la tragedia, essendo comunque ragazzi islamici. Com'è stata questa esperienza? Beh, è stato un progetto molto specifico riguardo l'islamismo, è stato molto importante perché per la prima volta ci siamo messi seduti a un tavolo e abbiamo discusso dei reali fatti, di comunque la nostra situazione all'interno anche della scuola. Mi chiamo Kubra, sono musulmana e volevo solo dire che non si può rispondere con la violenza. Qual è stato il concetto che è uscito da questi incontri? Allora, è uscito che noi musulmani non siamo tutti rappresentati da questo movimento estremista, tanto che non bisogna confondere l'Islam con l'estremismo, benché sono due cose molto diverse e da non prendere molto alla leggera. Tu invece come ti sei sentito durante questo progetto? Beh, è stata un'iniziativa molto positiva perché potevamo dire la nostra al riguardo e non farci rappresentare da loro. Mi chiamo Dawood Ndoye, sono musulmano e sono praticano. Volevo solo dire che noi musulmani siamo contro il terrorismo. E noi abbiamo degli istituti in cui è presente una forte componente studentesca islamica e così abbiamo deciso di dedicare un tavolo di discussione raccogliendo proprio le loro emozioni, le loro sensazioni di fronte a questa ondata di follia ideologica che ha invaso l'Europa e non solo. Sono musulmana e sono pacifista. Anche se uno ti uccide, tuo fratello, tua madre, chiunque, te non lo devi uccidere, me lo devi perdonare. Ok, quindi il Perché quindi sarà, te magari sarai fortunato in un'altra vita, ma lui verrà giustiziato da Dio, non da te. Non sei te che decidi chi uccidere e chi no. Sì.